Oggi ho trovato veramente una chicca per gli appassionati, per pochi, quindi solo per chi ama la carne. Allora, abbiamo la pagliatina di abbacchio, eccola qua. Vedete? Sottile, sottile, una squisitezza. Patate rosse, salvia, aglio, peperoncino e rosmarino. E qui ho le patate già pulite. Iniziamo subito. Però questa ricetta sarà importante per capire come si fanno le patate al forno in una maniera perfetta, va bene? Allora, facciamo così. Incominciamo a tagliarle tutte della stessa grandezza, così la cottura sarà omogenea. Una grandezza, diciamo, rustica, così, va bene? Sale grosso, l'acqua deve essere salata, eccola qui. Poi andiamo con le patate. Gli diamo una precottura in questo modo. Quindi, che cosa facciamo? La pagliata di abbacchio con patate al forno. Una squisitezza, una bontà, perché le patate si condiranno con tutta questa pagliata. Sentite che canzone, proprio giusta giusta. Mentre le patate stanno cuocendo, stanno precuocendo, diciamo, allora, se la pagliata si presenta con questo grassetto, che fate? Lo levate, un po' va sgrassata, va tolto questo grasso, ok? Anche se a me sinceramente un pochino piace. È saporito, è buono, è gustoso. Poi, che cosa facciamo? Forbici. Qui dentro abbiamo il latte, dolcissimo, buonissimo. Allora, tolto il grasso, se c'è grasso, se non va a sgrassare il macellaio, che cosa fate? Io la leggo così, in questa maniera. La parte, l'estremità tagliata, così non esce il latte, e poi la condiremo insieme alle patate. Andiamo a cottura le patate. Vedete? Il coltello affonda, ma dentro c'è un'anima. Quindi è pronto. Dopo circa 3 minuti per questa grandezza, siamo pronti. Scolo. Bene. Belle calde ancora. Le condiamo. Sempre la solita storia. Olio buono. Questa volta ho scelto Franci. Bello, con bel carattere. Sale. Bello così. Pepe. Guardate che meraviglia. Senti che musichetta, il barcarolo, eh? Poi, rosmarino del balcone di Camera Woman. Questa è la coltiva di Camera Woman. Eccole qua. Salvia, pure ci metto. Poi, l'aglio. Non lo stavo neanche a ripetere. Mi raccomando. Allora, faccio così. Lo taglio a metà, con tutta la camicia. Ok? Così. Vedete che bello? Guardate che stupendo. Così lo riusciamo a recuperare, però allo stesso tempo dà anche il profumo ugualmente. Poi un trucchetto, la carta forno, la bagnate così, sotto l'acqua, così, eccola qua. Perché così, quando la metterete sulla teglia, aderirà meglio. Poi giro le patatine, che meraviglia, già sono belle così. Tiè, guarda qua, guarda che meraviglia. Che belle. Poi pagliata uguale, un po' di sale, pepe. Questa è una bontà. Questo è soltanto per gli intenditori. Ho lasciato qualcuna senza annodarla perché così insaporirà benissimo le patate. Gli darà un sapore unico. Metto anche un peperoncino che mi piace a me. Peperoncino ci sta sempre bene, così, vai, così, un altro spicchietto d'aglio per la pagliata, sempre così, rosmarino, così, guardate che bella, già è colorata, mamma mia, che spettacolo. Adesso in forno, quanto tempo? Pochissimo, perché le patate già sono precotte, la pagliata d'abbacchio ci vuole poco, quindi mezz'oretta, 180 gradi. Ci vediamo qua e ce la mangiamo insieme. È buono, vedi? Siamo pronti? Eccoci qua. Allora, andiamo. Io voglio subito prendere un bel cucchiaio. Facciamo. Fumo abbastanza? Abbastanza. Allora, patate belle colorite, così, qua sotto, così.
lo specchietto d'aglio colorito che mi piace da morire come guarnizione. Le patate sono perfette, belle, come piacciono a me, morbide all'interno, guardate qua. Poi facciamo un bel nitino di vagliata. Guarda qua che spettacolo, un po' di verde così fresco, un goccio d'olio da quello buono e mo' assaggio. Guardate la cottura delle patate, non ci sono rinseccoli, tante volte si inseccoliscono, guardate, guarda, è bella, morbida dentro, crosticina fuori. Poi qua vicino a sta patatina ci metto la pagliatina, ci fa pure rima. Taglio, vedete ancora esce tutto quanto il latte, così, guardate. Allora, questo qua è un boccone da re. Alzo, eh. Attacca. Tanto per canzare, perché mi sento un principe nel cuore. Tanto per sognare. La patata perfetta, la pagliatina d'abbacchio, che c'ha di buono? Che sa d'abbacchio, si sente quel sapore, quella delicatezza, una bontà, solo per chi la capisce veramente, provatela. Io ho trovato da Francesco, cioè, grazie Francesco, al Mercato Trionfale, un bacio a tutti quanti e mangiamo queste cose quando le troviamo, non sempre, buonissimo, buona, yeah. Oh, oh, yeah. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.